Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, come vedete, sulla Vespa, come vi avevo promesso, oggi proviamo ad andare verso Bormio per poi domani fare lo Stelvio. Quindi ho prenotato un alberghetto in quel di Bormio. Andiamo con tranquillità ragazzi, perché tanto non ci corre dietro nessuno e non bisogna correre rischi, ovviamente, per andar là farò il passo della Prica. Quindi ragazzi, a dopo. Ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video. Oggi video speciale 1000 iscritti. Mi trovo a Bormio, adesso vi faccio vedere che panorama che c'è qua, guardate. Guardate qua a Bormio ragazzi, un po' uggioso il tempo, però sembra reggere, frescolino. E oggi ve l'avevo promesso lo Stelvio, però vedrete più tardi come ci andrò ragazzi, come ci andrò. Io spero di non beccare acqua, ma mi sa che la faccio uguale anche con l'acqua. A dopo. Eccoci ragazzi, si sta per partire qua fuori dall'albergo Adele a Bormio. Ora prendo il primo mezzo, che è questo, ovvero una Fiat Doblò, che vabbè, di famiglia, però cambierò mezzo per andare sullo Stelvio. Ma aspettate, vedete, quindi saliamo in macchina e si parte. E si parte. Forse lo vedete qua dietro il mezzo, però sarà quello il mezzo con cui andrò sullo Stelvio, vedrete. Ok ragazzi, iniziamo a tirare giù il mezzo, che è una bicicletta, però mi sa che faremo un bel cambio, perché non ci vado su con questa ragazzi. Iniziamo a preparare tutto, bici, tanto piove, però dovrebbero essere nuvole passeggere. Infatti si sta aprendo molto bene il cielo, piovigina, non è una pioggia incessante che dici non si fa. Ragazzi, ricordatevi che questo lo sto facendo per voi. Bici, e adesso andiamo, mi preparo ragazzi. Eccoci ragazzi, si parte. Però adesso ragazzi cambio un altro mezzo, perché già piove. Già piove, non fa caldissimo e diciamo che preferisco cambiare ancora mezzo, e adesso andiamo a cambiarlo. Infatti si parte subito in discesa, vai con la discesa. Ragazzi! Ora faccio il cambio in mezzo, mi lascio la mia e ne prendo un'altra. Ok ragazzi, mezzo cambiato. Ho preso una bici elettrica, a pedalata assistita. Con ciò perlomeno ci fa un po' meno fatica, però devo dire che la fatica si sente, eh? Lo stesso, anche
la bici elettrica. Insomma, magari per i primi chilometri li faccio a livello 2 su 3. Magari per la fine passo al livello 3. Diciamo che già è dura, ho già il fiatone, ragazzi. Comunque, giornata spettacolare, guardate. Questo comunque, ragazzi, lo faccio per voi, mille iscritti e si parte. Eccoci, ragazzi, 6 chilometri percorsi. Comunque, anche con l'elettrica, cioè con la pedalata assistita, ragazzi, si fatica, si fatica in un poco. Poi qua adesso che rampa, c'ho anche il fiato. Siamo a un terzo più o meno della salita e è dura. Adesso piove un po', speriamo che migliori un attimo. Dai Simo che ce la facciamo. Non mollare adesso, dai. Dai. Eccoci, ragazzi, tornate 27, siamo a metà. Sono fermato un secondo a rifiatare perché qua c'era un bel pezzo bello incagnato e mi fermo io un attimo per rifiatare, e così almeno faccio riposare un po' il motore della bici, e mi aspettano ancora una decina di chilometri. La metà qua si vede che spiano un po', adesso provo a risparmiare un po' di motore, che sono, penso di essere a un po' meno del 50%, quindi cerco di andare su un po' col motore spento, almeno fare 3-4 km così, adesso rifiato, poi la riaccendo e cerco di spingere un po' di più gli ultimi chilometri. E niente, speriamo di riuscire, fa freddo, qua siamo sopra i 2000 metri, il fiato inizia a essere corto, ragazzi, e lo sto facendo per voi, A dopo. Figa che freddo. Ragazzi, 21esimo tornante, è la zona di supporto di tornati, notizia brutta. Mi si è spinto un motore, non va più. Quindi adesso dobbiamo farla tutta da solo. Se ce la farò, ci vediamo. Spero che spiani un po'. In teoria finito di tornare, dovrebbe spianare. È dura. Speriamo di arrivare in cima sani e salvi. Comunque, spettacolo, spettacolo. Spero di riuscire ad arrivare. Ragazzi, 16esimo tornante. Ne ho fatta più di metà, il motore della bici elettrica non va più, io sto tirando le ultime, arrivo dove arrivo, ragazzi, scusatemi, ma spero di riuscire ad arrivare in cima, ma inizia anche a mancarmi il fiato. Non fate queste cose se non siete allenati. Non fatele, io
Allenamento un pochino ne ho, ma in salita non è che sono un drago, quindi niente. Però qua siamo alla casa cantoniera. Se arriviamo bene, se non arriviamo pace, fica subito neve. Qua c'è neve, mi sa che nevica su ragazzi. Oh! Ci vediamo, farò magari ancora qualche tornata e poi torno giù. Niente, desisto. Ragazzi, ogni tanto nella vita bisogna capire i propri limiti e ci ho provato ragazzi, ma davvero troppo duro, anche con la bici appena andata assistita non ce l'ho fatta. Mi dispiace, comunque questo resterà il video speciale 1000 iscritti, ho fatto una fatica boia ragazzi. Ok, fa freddo, su c'è la neve, mi hanno detto, niente, torniamo indietro, adesso mi vesto, mi metto la mantellina e si parte. Qua siamo nella casa cantoniera, Stelvio, on the road. Comunque dai, più di metà l'ho fatta. Qua, bello stereo ragazzi, spettacolo comunque. Comunque, prima della fine dell'anno lo facciamo con la Vespa. Va bene. Solo che ieri pioveva, diluviava, quindi cosa ho fatto? Ho preso la macchina e ho caricato la bici e sono venuto su in bici. Anche se avete visto. A dopo ragazzi, a dopo, adesso mi vesto un attimo, poi scendiamo. Comunque davvero bellissimo Stelvio Pass. Ragazzi, in discesa è tutta un'altra cosa. Si va giù che è un piacere in discesa, ragazzi. Ah, in discesa, viva la discesa! Spettacolo, guardate qua. Guardate qua. Eccoci. Opa. Ho ricambiato il mezzo. Sono ritornato con la mia bici. Adesso vado alla macchina. E niente, ragazzi, io concluderei qua il video. Vi ringrazio per tutti quelli che si sono iscritti. Per essere arrivati a questi 1000 iscritti, ragazzi. Grazie ancora. Non so che video uscirà, spero un bel video, anche se qualcosa avrò cannato sicuramente. Qua la salita si fa impervia. Comunque, ragazzi, queste cose si fanno con l'allenamento, non fatelo senza perché se no non andate su. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace perché ho faticato tantissimo. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché arriveranno tanti tanti video molto molto belli a breve. Quindi grazie, grazie ancora e ciao ciao.